paziente. Il paziente mi è stato portato dopo l'incidente con il dottor Murphy. Ha avuto ogni tipo di esaurimento nervoso. Penso che tutto abbia avuto origini in seguito alla perdita della moglie e del figlio. Finora il paziente non ha proferito parola. Dall'osservazione non si riscontra alcuna attività mentale. È come se ciò a cui ha assistito abbia fatto scattare un collasso mentale. C'è qualcuno qui dentro! È lui! L'abbiamo trovato! Butta giù la porta! Prendere nota. Come al solito è difficile continuare la ricerca in queste condizioni. Sta lontano dal dottor Cobbs! Subito! A terra! Li abbiamo trovati! Qualcuno chiami un medico! Oddio, che cosa gli hai fatto? Sesto colloquio con il paziente. Il dottor Crane è tornato sotto custodia per 3 anni. Le sessioni sono state inconcludenti. Non sono sicuro che sia veramente pazzo. Buonasera, Steven. Come va stasera? Sono io che conduco la sessione, Jonathan. Certo, se può farti stare tranquillo, non vorrei che fosse il contrario. Parliamo dei fatti di 3 settimane fa. Che cosa credi di avere ottenuto? Il dottor Murphy è ancora in terapia. Volevo cercare di capirlo. Le sue fobie personali, le sue paure. È tutto così affascinante. Ma tu sei... eri un medico rispettato, una mente brillante, e adesso sei solo un recluso di Arca. Posso avere un drink? Uno forte? Queste domande mi annoiano. Temo di no. Interessante scelta di parole, dottore. Vuoi dirmi che cosa temi? Nono colloquio con il paziente. Il dottor Crane continua a deludere le domande. Credo che sia sano di mente. È solo malvagio. Non prova interesse per le persone che ha fatto soffrire. La ricerca sembra essere l'unico fattore motivante della sua vita. Qual è la paura che ti spinge verso l'ossessione? La paura muove tutto, Steve. Tutto! La nostra vita è governata dalla paura. Ogni decisione che prendiamo è il prodotto della paura. Non essere ridicolo. Ti sei sposato con tua moglie, Margaret, giusto? Solo perché avevi paura di morire solo. Hai fatto dei figli solo perché hai paura di non lasciarti dietro niente di importante. Hai studiato medicina perché hai paura di morire. Devo continuare? No. Credo che per oggi basti così. Guardie. Oggi ho un altro colloquio con Crane. Non posso dire che non vedo l'ora. Sono in ansia. Non mi piace doverlo ammettere, ma credo di essermi fatto coinvolgere. Come stai oggi? Te lo ripeto, conduco io la sessione. Prima sì, dottore. Adesso non più. Tutto bene, dottore? Credo di sì. Oh, sta benone. Si sta solo domandando se hai il controllo della realtà. Dovreste farlo anche voi, prima o poi. Mamma, sei tu? Aspetta, che cosa fai? Metti giù le mani! Aiuto! Ho bisogno di aiuto! Non riesco a respirare! Come dicevo, adesso fate tutti parte del mio esperimento. Primo colloquio dal manicomio. L'esperimento è in corso. Ho lavorato da solo e ho elaborato il gas allucinogeno. È la rivelazione del secolo. Mi stanno tutti addosso! Ti prego, papà, non farlo! Sta lontano! Il gas che ho pompato nel centro medico basterebbe a devastare un centinaio di menti. Ormai è solo una questione di tempo, poi... Che cosa? Arrenditi, subito! Ma come mai sei ancora in piedi? Perché non ha effetto su di te? Chi lo dice? Lo sapevo. Che cosa si prova? Che cosa hai visto? Agente Cash, porta questa formula all'impianto di condizionamento. Presto. Hai fallito ancora, Crane. Ho lavorato con il dottor Kellerman e siamo riusciti a creare l'antidoto contro le tossine contenute nella tua colonia. Ti ha fregato, Crane. Come ci si sente? Minacciati? Umiliati? Spaventati?